Ciao ragazzi, come sempre un mega saluto da Eric e da tutto il suo team. Allora, eccoci finalmente qua, dopo un periodo di imprevisti in cui mi era morto l'hard disk con tutti i dati, finalmente sono riuscito a recuperarlo. In questo momento attaccato, sto per partire con il video e quindi vi mostrerò un bel video con delle giocate fatte al Avanzaghello, al CQB Arena. Allora, un campo piccolino ma molto divertente, forse è buono per chi deve cominciare, perché è comunque un ambiente chiuso, abbastanza piccolo, quindi ci si diverte, si riesce a giocare praticamente subito senza dover fare grossi spostamenti, e comunque è capace di dare tanto divertimento ed essendo strutturato su più livelli d'altezza e anche la sua parte di tattica. Allora, questo video più che una giocata unica saranno vari spezzoni, proprio perché essendo un campo abbastanza semplice e con dei game brevi, piuttosto che fare delle piccole giocate in cui facevo una, due uccisioni in qualche minuto e poi staccare, ho preferito fare un bel montage. Allora, cosa importante se volete andarci a giocare, cosa che comunque ve lo raccomando perché è molto divertente, è la protezione integrale per il viso, perché è un campo molto stretto e quindi anche se io sono uno di quei teste di quiz che non si trovano bene con le maschere, in quel campo è assolutamente obbligatorio e raccomandato, perché viste le distanze corte di ingaggio è facile comunque farsi male. In ogni caso, beh, vi lascio alle riprese del campo così potrete farvi un'idea. Ed eccoci partire subito. Allora, in questa prima parte decido di muovermi sul lato esterno del giardino, che è uno dei miei lati preferiti per raggiungere il capannone 2, anche perché è un po' più aperto e ci sono più spazi di manovra che non passando dall'interno. Il problema del passaggio dall'esterno è che arrivati al punto di rientrare bisogna passare da questa porticina, che in caso il nemico sia riuscito ad avanzare è un punto decisamente arduo, perché si può venire attaccati da addirittura tre corridoi e da più altezze diverse. Comunque, mentre Michelangelo mi fa copertura, io salgo sulle scale per raggiungere il secondo piano e da lì dar copertura su tutto il campo. Sto usando una pistola, ma non è troppo un problema perché le gittate non sono così ampie ed essendo un'arma Marui ho comunque una buona precisione. Vedo in lontananza Giovanni e dopo un po' di colpi riesco a colpirlo attraverso le finestrelle. In questa azione invece farò esattamente l'opposto che all'azione precedente, ovvero siamo passati dall'interno e una volta sorpassate posizioni nemiche ci spostiamo all'esterno uscendo nel cortile e cercando di prendere alle spalle i nemici che stanno tenendo bloccati i nostri compagni di squadra al nostro ingresso. Mentre un compagno mi fa copertura eliminando altri due avversari, io avanzo e muovendomi di corsa colgo alle spalle un altro nemico. Una volta fatto ciò avanzo con molta prudenza perché i miei compagni stavano ingaggiando in questa direzione e quindi sto ben attento a farmi identificare come alleato e adesso uno spezzone di cattura alla bandiera. State pronti perché mi farò veramente malissimo. Abbiamo fatto un po' di pulizia, io sono l'uomo di punta, sto cercando di avanzare per catturare la bandiera nemica. Da un'occhiata tra i cespugli sembra tutto pulito, così decido di avanzare, ma da lontano mi arriva una raffica di colpi veramente tremenda che mi provoca un dolore atroce passando in tutti i punti che non avevo coperti dal giubbotto. E siamo nuovamente in giardino, stavolta attacchiamo partendo dall'esterno e il nemico si è già mosso abbastanza avanti. Stanno comunque coperti perché stanno arrivando colpi di copertura dai miei compagni di squadra e così io decido di avanzare per spostarmi esattamente dietro di loro in maniera tale da sorprenderli
quando metteranno il loro bel musino all'infuori. Sapendo che ci sono probabilmente più di un nemico, decido di tirar fuori anche la seconda pistola. E adesso, quando il caro chef metterà fuori la pistolina, gli notifico la resa. Non gli ho sparato perché eravamo troppo vicino, gli avrei fatto decisamente male da quella distanza, ma sapendo che è comunque una persona corretta e con cui gioco spesso, semplicemente gli notifico la cosa e lui, sapendo che sarebbe stato colpito, si dirige fuori dal campo. Adesso si tratta di dover entrare. Mentre Ismaele mi fa copertura, io provo a mettere dentro la capoccia, ma appena la metto dentro, come prevedibile, il caro Iena, che era già appostato, mi fa saltare la testa. Ed ora una bella giocata all'interno, sempre armato con la mia fida Marui 1911 Compact. Dopo che ho fornito un po' di copertura dai piani alti nelle fasi precedenti, ora passo all'azione. Apro, salendo questa scagnata, vedo un primo nemico e lo elimino. Il problema è che dopo aver eliminato, i colpi hanno avvertito il caro Michelangelo, che da sopra mi notifica che sono morto. E adesso una testimonianza di tutta l'intelligenza dei Fox, che invece di capire che dovevano uscire in cortile, quando gli è stato detto siete fuori, hanno capito che sono fuori di testa. E adesso un po' di azione in prima persona con un fantastico sparatutto. In sostanza stiamo facendo i deficienti prima del game. E adesso un po' d'azione col revolver, un'uccisione in corsa che corro praticamente fuori dal riparo e colpisco il povero chef prima che riesca a capire che cosa l'abbia attaccato. Siamo proprio nei primi secondi di gioco, l'ho preso in totale contropiede e dopodiché cerco di muovermi e avanzare ulteriormente. Uso sempre un revolver, quindi ho pochi colpi, però la cosa non mi dà troppo fastidio perché l'ho presa proprio come una giocata, così come va. Mi sposto dietro a questi altri ripari, questi sacchi in sabbia, do una sbirciata e vedo in fondo il caro Krypton, barricato nella guardiola, che ancora non sembra avermi visto, ma c'ha fuori soltanto la testolina. E così miro. Gli tiro un paio di colpi, il primo crede che sia un rimbalzo, al secondo però si accorge che c'ero io col revolver e viene eliminato. Adesso mi tocca ricaricare, non proprio un'operazione veloce, visto che non uso neanche gli speed loader, ma inserisco un bossolo per volta. Una volta ricaricato raggiungo il caro Will e adesso dobbiamo entrare. Non è facile perché c'è veramente un mare di BB e di fuoco. Da quel corridoio stanno arrivando praticamente una miriade di colpi e vedete, appena lui mette fuori la capoccia arriva subito un bel avvertimento a terra all'interno. Così decido di tentare un'altra azione decisamente alla Ovao Spacca. Lo faccio spostare e mi lancio, riesco a passare lanciando indietro questo barile. Adesso però devo tenere giù la testa perché arrivano colpi più o meno da tutte le parti e dopo poco anche il caro Will verrà eliminato. Benissimo, e praticamente dopo più o meno pochi secondi dall'eliminazione di Will, mentre io ero nascosto dietro i miei bei barili con BB che volavano ovunque, è stata chiamata la fine game. In sostanza è stato un pareggio, insomma, delle due squadre uscite a raggiungere l'obiettivo perché erano tutti bloccati, e in sostanza il game è finito così. Quello era anche l'ultimo video di questo montage, di questi spezzoni, e niente, se vi è divertito non posso che invitarvi a mettere un bel pollicione all'insù, un bel mi piace se lo avete su Facebook, a iscrivervi al nostro canale che ci fa molto piacere, stiamo per raggiungere il centinaio, che è un piccolo step, un piccolo traguardo, ma ci fa comunque piacere, è qualcosa da cui partire, e a condividerlo magari anche su Facebook così da farlo vedere agli amici.
dallo suo team e da Eric comunque è tutto anche per stavolta, e ci vediamo alla prossima.